Il ruolo di una mamma è quello di proteggere, sostenere e consolare il suo bambino. Ma in alcuni casi i compiti possono essere invertiti. Oggi vi raccontiamo la storia di una neonata che ha protetto sua madre con un miracolo sorprendente. Dopo una manciata di appuntamenti, Jeremy era convinto che Shelly sarebbe un giorno diventata sua moglie. La coppia, originaria della Carolina del Nord, condivideva gli stessi valori e andava d'amore d'accordo. Jeremy non faticava ad immaginare un futuro felice con Shelly e per questo le ha chiesto di sposarlo. Lei ha accettato con entusiasmo e insieme i due promessi sposi hanno organizzato un matrimonio da favola. «Sono un uomo molto fortunato», ha dichiarato Jeremy. Dopo il matrimonio, entrambi desideravano dei bambini e nel giro di pochi mesi Shelly ha scoperto di essere incinta. Invece di comunicare al marito la notizia per telefono, la futura mamma ha deciso di organizzare una festicciola per sorprenderlo con l'immagine della prima ecografia. Jeremy era al settimo cielo e non vedeva l'ora di diventare padre. Durante l'ultimo trimestre, Shelly si è presentata allo studio del medico per una visita di routine e ha ricevuto una notizia spiacevole. Già dall'inizio della gravidanza i dottori avevano notato un coagulo di sangue che si aggirava minacciosamente nel suo organismo. Il coagulo si era ingrandito e stava mettendo in serio pericolo la sua salute. I medici avevano promesso a Shelly che sarebbe riuscita a sostenere un parto naturale, ma in virtù degli ultimi sviluppi le hanno comunicato che senza un cesareo la sua vita e quella della bambina sarebbero state a rischio. La coppia ha discusso a lungo della procedura, ma Shelly non era convinta. I medici spingevano per il cesareo, ma lei non voleva farlo. Pensava che non si sarebbe svegliata dall'anestesia, ha raccontato Jeremy. Shelly ha pregato per giorni e alla fine ha consentito all'operazione. Mentre era sdraiata sul lettino operatorio, pronta ad essere sottoposta all'anestesia, la futura mamma è scoppiata a piangere e ha comunicato ai medici gli stessi timori che avevano condiviso col marito. I dottori hanno promesso a Jeremy di accompagnarla fino alla sala operatoria e, durante il tragitto, entrambi hanno pregato con fervore. I medici del Carolina's Medical Center, Northeast, pensavano che quell'operazione sarebbe filata liscia come l'olio, ma i timori di Shelly si sono rivelati fondati. Durante le ore di intervento, la situazione è precipitata rapidamente. Hanno estratto la bambina e la placenta e ripulito lo stomaco e l'utero. Evidentemente, tutto quel peso aveva frenato la corsa del coagulo fino a quel momento, perché appena lo hanno sollevato, il trombo ha viaggiato fino ai polmoni, causando un'embolia polmonare, ha raccontato Jeremy. Un'embolia polmonare consiste nell'ostruzione di una delle arterie polmonari, che collegano appunto i polmoni al cuore. Nella maggior parte dei casi, le embolie sono causate da coaguli di sangue che raggiungono i polmoni dopo essersi sviluppati nelle vene delle gambe. Senza il peso della bambina che bloccava l'apporto di fluidi provenienti dal coagulo, i polmoni di Shelly si sono riempiti di liquidi soffocandola sul tavolo operatorio. Nel giro di pochi minuti la quantità irrisoria di fluidi nei suoi polmoni è diventata una cascata in piena. I dottori mi hanno spiegato che se non fosse già stata in sala operatoria, con l'anestesia in circolo, sarebbe morta sul colpo. È successo tutto così velocemente. I medici hanno delle teorie che possono spiegare l'embolia, ma non sono sicuri al 100%. Pensano che il sangue sia coagulato a causa di uno squilibrio ormonale causato dalla gravidanza, ha spiegato Jeremy. La vita della moglie 24enne era appesa a un filo. Se i medici non avessero insistito per l'anestesia totale durante il cesareo, Shelly non sarebbe mai sopravvissuta all'embolia. Il prossimo passo consisteva nell'indurre il coma farmacologico. Jeremy era devastato. Aveva una figlia neonata perfettamente sana e una moglie che giaceva in stato vegetativo in una stanza d'ospedale. Doveva essere forte per lei, ma temeva di aver perso per sempre l'amore della sua vita e si sentiva in colpa perché Shelly aveva previsto tutto. Era stato lui a prometterle che sarebbe andato tutto bene, ma in quel momento le sue speranze stavano collassando. Il 35enne è stato incoraggiato a passare del tempo con la figlioletta, che ha chiamato Rylan. Era stata Shelly a proporre il nome e lui voleva onorare quello che forse sarebbe stato il suo ultimo desiderio. Rylan era in ottime condizioni di salute, ma Jeremy temeva che sua moglie non avrebbe mai potuto abbracciarla e ammirare la sua bellezza. 10 giorni dopo il parto, i medici hanno cominciato a perdere le speranze. Jeremy ha spiegato in seguito di aver sentito distintamente il momento in cui il personale ospedaliero ha smesso di credere in un miracolo. I dottori avevano fatto il possibile,
ed erano altrettanto devastati per la situazione in cui si era ritrovata Shelley. Non mi hanno detto chiaramente che non c'era più niente da fare, ma non c'è stato bisogno. In quel momento così delicato, però, un'infermiera ha proposto un'idea fuori dal comune. Ashley Manus ha consigliato a Jeremy di posare la neonata sul petto della madre. Crediamo molto nei benefici del contatto pelle contro pelle. Pensiamo che faccia del bene tanto alla madre quanto al bambino. Non avevamo alternative, quindi abbiamo deciso di proporlo al padre come ultima spiaggia, ha spiegato. Questa tecnica è chiamata anche abbraccio del canguro ed è raccomandata da molti ospedali nel caso di bambini prematuri o neonati che faticano a dormire. Ma in questo caso Ashley sperava che potesse salvare la mamma. L'infermiera credeva infatti che se avesse sentito il pianto di sua figlia, Shelley avrebbe lottato per tornare da lei. Speravo che Shelley fosse ancora con noi e potesse avvertire la presenza della sua bambina. Magari il suo istinto materno avrebbe avuto il sopravvento e le avrebbe fatto capire che il suo posto non era in un letto d'ospedale, ma a casa con sua figlia, ha raccontato Ashley. C'era solo un piccolo problema. Ryla non sembrava affatto intenzionata a piangere. Quando il papà l'ha posata sul petto della mamma, infatti, si è messa comoda e si è addormentata. Era come se avesse riconosciuto distinto il corpo che la stava sostenendo e sapesse di potersi fidare ciecamente. Le infermiere le hanno solleticato i piedini e i fianchi per 10 minuti per farla piangere e al primo vagito si è verificato il miracolo tanto atteso. Abbiamo scatenato un pianto fortissimo e abbiamo pregato insieme. Anche i medici e gli altri infermieri si sono fermati a pregare insieme a noi. Abbiamo notato subito un cambiamento nei suoi parametri vitali e in qualche modo abbiamo capito che Shelley aveva riconosciuto il pianto della figlia. Il suo corpo stava reagendo alla sua presenza e quella consapevolezza l'ha aiutata a lottare per tornare da noi, ha raccontato Jeremy. Ci è voluta un'altra settimana perché Shelley si svegliasse completamente dal coma, ma per fortuna si è ripresa senza conseguenze. Ashley ha descritto quell'esperienza come un miracolo e non possiamo fare altro che darle ragione. Un mese dopo Shelley e Rylan sono state dimesse dall'ospedale. Quel giorno 200 persone, tra amici, parenti e semplici conoscenti, si sono presentate alle porte dell'ospedale indossando delle magliette viola con scritto Team Shelley. Il gruppo aveva pregato a lungo per mamma e figlia durante quel periodo drammatico. Shelley ha dovuto affrontare 6 mesi di riabilitazione, ma oggi è in ottime condizioni di salute. Ha dichiarato che sua figlia è la sua gioia più grande e che ha esaudito tutti i suoi desideri. Le persone mi dicono sempre che se sapessero con certezza di poter avere una figlia come Rylan, comincerebbero subito a cercare una gravidanza. La sua storia ha fatto il giro del mondo e ha ricordato a tutti che a volte i miracoli si avverano nei modi più impensati. Cosa pensate del suo miracolo? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.